Siamo ritornati qui sul laghetto Cicconi a distanza di un mese proprio perché oggi dobbiamo andare lassù. Quell'obiettivo lasciato in sospeso che è il Monte Crocino. Andiamo subito a vederlo. Sono le 8:15 e inizia la salita. Il casco ovviamente lo teniamo nel caso cadiamo, così non ci facciamo male. Questa è la salita finale ed è molto ma molto ripida. Siamo finalmente arrivati sul Monte Crocino, altezza 690 metri e questa è la sua 180 con la sua bellissima varese e la sua bellissima pianura. Ma c'è qualcos'altro, sì, un altro punto che è proprio dietro quelle assi di ferro. Ancora tra le boscaglie. Questa è la conca dove sono su adesso e giù c'è il dirupo. E siamo finalmente giunti sulla vetta più bella del Monte Crocino e quello è il lago di Lugano e questa è l'altra parte di Varese che si può notare da questo punto. Ci ha davvero messi a capo quella salita perché era davvero ripida, perché l'ultimo pezzo avrà avuto una pendenza del 40%, quasi dovevamo gattonare, però alla fine, come potete vedere, ne è valsa davvero la pena. Questo qui era il nostro punto di incontro perché è da qui che partono tutte le varie destinazioni, sì, perché proprio dove c'è questa chiesetta ci sono le deviazioni per il Monte Crocino, il Monte Ro, il Monte San Bernardo e il Monte Misfreddo.